Castellamonte è nato il primo in canavese sportello edilizio della CGIL. Sì, è uno sportello nato per caso, è nato in un bar circa un anno fa con le persone più attive sul territorio, incontrandoci il sabato anche solo per un caffè ci siamo resi conto che la gente sul territorio aveva bisogno di CGIL, quindi con la collaborazione dello SPI che ci ha messo a disposizione la sede, a distanza di un anno siamo riusciti a mettere su un ufficio che è frequentatissimo durante il sabato, che è aperto per 2 ore al mattino tutti i sabato, e diamo la possibilità agli edili comunque di passare ai nostri uffici e di sbrigare pratiche che hanno a che fare con la cassa edile, verifica di contributi, buste paghe. Quindi questo progetto nato in un bar alla fine si è sviluppato pian pianino con le persone più vicine alla CGIL e finalmente oggi abbiamo un ufficio. Quindi un sostegno al mondo edile? Assolutamente sì, perché purtroppo anche gli edili sono lavoratori spesso in trasferta e magari rientrano il venerdì a fine settimana, non possono frequentare i nostri uffici che pur restando aperti fino alle 7, 19 del pomeriggio non riescono a ricevere il pubblico. Quindi queste persone sono molto agevolate con questo sportello, molte volte vengono qui con le mogli, con i figli, fanno la spesa qui al centro commerciale e passano qui anche solo per una piccola informazione. È stato il caso della campagna fiscale, dell'assegno unico che adesso bisogna presentare, è stato il caso, come dicevo prima, delle borse di studio per la cassa edile, quindi tutta una serie di pratiche che il lavoro edile adesso ha più facilità di presentazione con questo sportello. Quindi via Educ 30 Castellamonte, aperto dalle alle? Dalle 10 alle 12 tutti i sabato.